Per una volta tanto diamo una buona notizia, eh? E quindi si riapre la piscina. La piscina comunale di Arezzo può riaprire. La struttura era stata chiusa con un'ordinanza sindacale di Alessandro Ghinelli per la mancata richiesta del Green Pass da parte del gestore Walter Magara del centro sport Chimera. Sarà la SD Chimera Nuoto a chiedere il Green Pass ed in particolare la disponibilità è arrivata dal suo presidente Massimo Coli. La Chimera Nuoto, a norma di statuto, ha lo scopo di favorire la diffusione e la pratica del nuoto e per assolvere a questi principi ha ritenuto di dover impegnarsi per far continuare i propri atleti ad allenarsi. A seguito di questa motivazione, come Presidente della Chimera Nuoto, mi sono assunto l'impegno, peraltro alquanto oneroso, di controllare personalmente o con addetti della società che tutte le persone che partecipano in attività sociali, atleti, utenti e personale fondamentale, siano in possesso dei requisiti previsti dalle attuali disposizioni di legge per accedere all'impianto. Se ci fossero altre società, la Chimera Tuffi, la Chimera Pallanuoto, la Chimera Curling, così tanto per rimanere in tema, non potrebbero fare attività fin tanto che o il gestore dell'intero complesso si mette in regola e ce lo comunica o altre singole società percorrono una strada della Chimera Nuoto. Dicono anch'io, chiedo il Green Pass, posso operare? Certo, e si fa la stessa cosa. Strada che viene messa fortemente in dubbio dal gestore. La società di gestione, leggiamo testualmente in una breve nota che ci arriva, si riserva di valutare la valenza giuridica di eventuali revoche delle ordinanze o degli atti fatti dal sindaco del comune di Arezzo. Può verificare la possibilità che Magara non apra l'impianto? Non credo, esistono rapporti anche di tipo patrimoniale tra le due società, per cui non credo che ci possa essere un'eventualità del genere. Resta un grande interrogativo, chi sosterrà le spese per la ripartenza? Si stima che dopo due settimane di stop si aggirino intorno ai 20.000 euro. Sarà il gestore a sostenerle o chi ha in affitto lo spazio acqua? Il gestore, peraltro, afferma il comandante della Polizia Municipale, Aldo Poponcini, non potrà accedere ai locali senza Green Pass. Noi provvederemo a effettuare i controlli affinché tutte le persone che accederanno all'interno del centro sportivo siano in possesso del Green Pass. Dico tutte le persone, quindi chiunque accederà alle vasche della piscina o alla palestra o al bar deve essere in possesso del Green Pass. Anche Walter Magara, anche i gestori? Tutti, compresi i gestori. Quindi tutte le persone che varcheranno la soglia del centro sportivo devono avere il Green Pass, come prevede il decreto legge l'articolo 9 bis.